Saluto gli amici congressisti di Liberi TV e come affrontare l'idea di questo congresso? Anzitutto credo che sia importante rilevare che in un momento in cui i media costantemente smarriscono il loro senso di medietà, cioè di essere un mezzo, per diventare dei fini a se stessi, cioè non essere più scopo per qualcosa, ma autoperpetrarsi all'infinito. E laddove questo accade di fronte a un pubblico sempre più inebetito ed ipnotizzato, lo strumento di Liberi TV che coniuga i media tradizionali, quelli televisivi, con il web, che è intrinsecamente portatore di criticità e quindi di messa in questione, diventa uno strumento estremamente importante. Quindi una web TV in sé porta, diciamo, qualcosa di antico e qualcosa di estremamente nuovo. E questi sono aspetti che vanno messi in rilievo subito perché ci suggeriscono dove può andare il mezzo. Anzitutto, rispetto a dove può andare il mezzo, noi abbiamo tentato nel Municipio 7, dove abbiamo avuto la ventura di essere eletti, io parlo al plurale, non in maniera, diciamo, pontificia, parlo al plurale nel senso che questo avviene nell'ambito di un progetto nato con la candidatura di Riccardo Maggi e di diversi radicali nei diversi municipi. Quindi nel Municipio 7 cosa è successo? Entrati qua dentro ci siamo subito posti il problema, ma qui il pubblico in questa stanza è relativamente limitato. Ci siamo ricordati di Radio Radicale del 76. Dico, mettiamo qua questo microfono e questo microfono in particolare si è trasformato in microfono più telecamera perché per l'appunto l'evoluzione delle tecnologie ci consente questo, nell'attesa dello streaming. E che scelta abbiamo fatto? Abbiamo fatto una scelta a nostro pagamento, come fecero allora i radicali, perché insomma a 40 anni di distanza c'è da riflettere veramente su una tradizione carsica che ci può suggerire ancora molte cose. Qui in municipio abbiamo detto nel giorno del consiglio, cioè dove il municipio celebra la sua massima espressione democratica, da radicali mettiamo a disposizione il nostro gettone di presenza per Liberi TV, perché possa regolarmente e professionalmente svolgere l'iniziativa di servizio pubblico per la conoscenza di tutti i cittadini. Fatto ciò, abbiamo trovato, questo è molto importante anche metterlo in evidenza, anche una sponda dall'altra parte, nel senso che la capogruppo dei 5 Stelle, Monica Lozzi, ha detto ci sto anch'io. E quindi, diciamo, dividiamo questo onere, ma soprattutto questo onore e soprattutto questa responsabilità. Perché metto in rilievo questa esperienza? Perché, oltre ad essere da parte nostra un onere, un onore ed una responsabilità, diventa anche una possibilità, cioè possibilità di guardare a cosa può diventare Liberi TV. Liberi TV è e può diventare ciò che noi lo aiutiamo ad essere e a poter diventare, ovvero utilizziamola anche come strumento di conoscenza di quelle realtà normalmente sconosciute e anche, devo dire, è importante, carichiamoci di questo onere. Ad esempio, sappiamo che molti giornali nazionali in tutto il mondo sono in grave sofferenza finanziaria, molti stanno chiudendo, mentre in controtendenza c'è una forte tendenza al ritorno ai quotidiani locali. Questo ci suggerisce qualcosa, ci suggerisce che le realtà locali,
spesso non riescono ad essere coperte dai nuovi media. Molto spesso i nuovi media rischiano di isolare il cittadino, metterlo a contatto continuo con Obama e toglierlo dal contatto con se stesso e dal vicino di casa. Allora la possibilità che abbiamo, tant'è che veramente si dice che, perché si affermano molto questi media locali? Perché il cittadino spesso vuole sapere chi è morto nel suo territorio, no? Una delle cose che più rendono a livello per i giornali, no? Le inserzioni mortuarie. Adesso, soprattutto noi come Libre TV, dovremmo chiederci chi è vivo nel nostro territorio e svegliare chi è vivo nel nostro territorio. In questo ambito, un ritorno anche ai territori, quindi invito tutti i cittadini, ad esempio di tutti i municipi di Roma, usate Libre TV, mettete a disposizione le vostre risorse per chiamarla nel vostro territorio a fare le riprese del vostro municipio, dei vostri comuni. Dovunque siate, usiamo ed usate Liberi TV per essere liberi e conoscenti e possibilmente riconoscenti.